with a dream, my cardigan. Welcome to the land of fame, excess. Am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time. Look to my right and I see the Hollywood sign. This is all so crazy. Che facciamo? Facciamo partire la sigletta. Diciamo che c'è la nostra cara amica dietro, racconto la barzelletta. Non c'è, che sta facendo? Vabbè, oh, allora noi raccontiamo la barzelletta stupida. La raccontiamo la barzelletta. Dai, la barzelletta è scema, ve lo dico. Siete, adesso poi calcoleremo il numero di persone che ridono e il numero di persone che non ridono e le divideremo in due gruppi. E arriva, oh, che succede? Ma non sei tu quella che aspetto io? Vuoi venire qua? Dai, è piuttosto che farmi raccontare la barzelletta sta stronza. Niente barzelletta. Qualcosa. La figa piace a molti, ma il cazzo piace a tutti. Brava, questa è. Siamo riferiti al sesso maschile, il sesso femminile non ci interessa, quindi non so se l'avete capito. Le donne. Non, questa regola non vale per le donne. Ah, ok, tergiverso. Allora, raccontiamo la barzelletta. No, va bene, allora facciamo qualcos'altro, scusa. Allora. Dai, su, momento lesbico, vieni qua, via. Momento, no, no, ma fammi raccontare sta barzelletta, senti, allora, racconta la barzelletta. Cioè, ci sono un padre e una figlia che abitano insieme. Dai, fammi raccontare. L'ha capita anche così? Devo parlare, parlo piano. Sì, tanto ti spingo sulla talea. C'è un padre e una figlia che vivono insieme. E il padre è vedovo e la figlia è zitella, si dice, quando non è una donna sposata. Allora il padre si sente? È già scema la barzelletta. Allora il padre cosa fa? È l'uomo di casa, mette a posto, insomma. E una mattina mentre risistema la stanza della figlia, sotto il cuscino trova un, come si chiama, un cazzo di plastica, un vibratore, un dildo. Bravo, vedi che abbiamo la telepatia, trova un dildo. Allora, guarda, e poi quando la figlia torna a casa la sera, dice, ma scusami, Chiara, che cos'è questa cosa? Lei dice, ma senti, papà, dai, niente di grave, sai, non sono sposata, quindi, ah, ho capito tutto. Quindi il giorno dopo, sei, scusate, ma tiratele una sberla. Allora, il giorno dopo cosa succede? Che la figlia va a lavorare, ecco, col dito, no, lascia il dito a casa. Vabbè, comunque, va a lavorare, quando ritorna sente che c'è una strana atmosfera in casa, silenzioso, con la luce della cucina accesa, il padre lì che parla e dice, ma come sta? Aspetta, no, fammi finire, aspetta, poi dico dove vuoi. Il figlio, no, non è così. Il figlio, la figlia entra nella cucina e vede che c'è il padre che con un fiasco di vino, due bicchieri e sto cazzo sopra il tavolo. Allora la figlia va dal padre e dice, senti, ma scusami. Papà, ma cosa succede? Pacca? Niente, lui risponde, no, stavo facendo due parole con mio genero, basta, finito. Scusate, era una stronzata, però ci aveva la sorpresa. Bene, un applauso alla barzelletta che non è mia, io lo sono riportato e ho fatto malissimo in questa serata. Bene, abbiamo, eccola, vedi, giusto giusto a fine barzelletta. Chiara, vieni col dildo, per favore, su.